Pomeriggio e benvenuti a questo momento di particolare intensità liturgica, alla passione del Signore che tra poco comincerà dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Non è una celebrazione eucaristica, oggi è giorno di digiuno eucaristico per la Chiesa, non si celebra l'Eucaristia, non viene consacrata l'Eucaristia. Si tratta di un'azione liturgica che ha l'obiettivo di portarci a riflettere e a contemplare il volto sfigurato di Cristo, flagellato e condotto a morte per le conseguenze del nostro peccato. Questa celebrazione della Passione del Signore è fatta anche di tanti momenti di silenzio, di raccoglimento, e si articola in tre momenti essenziali: liturgia della parola, adorazione della Santa Croce, comunione eucaristica, lo ripeto, senza la consacrazione. Si consumano le particole consacrate durante l'ultima celebrazione, quella in Cena Domini di ieri sera. Ecco, con questo momento di prostrazione, un momento penitenziale, in silenzio comincia la celebrazione. Ricordati, Padre, della tua misericordia. Santifica e proteggi sempre questa tua famiglia, per la quale Cristo, tuo Figlio, inaugurò nel suo sangue il mistero pasquale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevano alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo.
chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per colpa del mio popolo fu percorso a morte. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di liberazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò un premio, in premio alle moltitudini dei potenti egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è stato annoverato fra gli empi. Mentre egli portava il peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. Parola di Dio. Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Difendimi per la tua giustizia. Alle tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore Dio fedele. Padre, dei miei nemici e persino dei miei vicini, il terrore dei miei conoscenti. Chi mi vede per strada mi sfugge, sono come un morto lontano dal cuore, sono come un coccio da gettare. Padre, confido in te, Signore, dico tu sei il mio Dio, i miei giorni sono nelle tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Padre, servo, fa splendere il tuo volto, salvami per la tua misericordia.
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati al momento opportuno. Cristo, infatti, nei giorni della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a Dio che poteva salvarla da morte, e per il suo pieno abbandono a Lui venne esaudito. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte, a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù uscì con i suoi discepoli al di là del torrente Cedron, dove c'era un giardino, nel quale entrò con i suoi discepoli. Anche Giuda, il traditore, conosceva quel luogo, perché Gesù spesso si era trovato là con i suoi discepoli. Giuda dunque vi andò, dopo aver preso un gruppo di soldati e alcune guardie fornite dai capi dei sacerdoti e dai farisei, con lanterne, fiaccole e armi. Gesù allora, sapendo tutto quello che doveva accadergli, si fece innanzi e disse loro: «Chi cercate?» Gli risposero: «Gesù, il Nazareno». Disse loro Gesù: «Sono io». Vi era con loro anche Giuda, il traditore. Appena disse loro «sono io», indietreggiarono e caddero a terra. Domandò loro di nuovo: «Chi cercate?» Risposero: «Gesù, il Nazareno». Gesù replicò:
Vi ho detto, sono io. Se dunque cercate me, lasciate che questi se ne vadano. Perché si compisse la parola che egli aveva detto: non ho perduto nessuno di quelli che mi hai dato. Allora Simon Pietro, che aveva una spada, la trasse fuori, colpì il servo del sommo sacerdote e gli tagliò l'orecchio destro. Quel servo si chiamava Malco. Gesù allora disse a Pietro: rimetti la spada nel fodero. Il calice che il Padre mi ha dato non dovrò berlo? Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero prima da Anna. Egli infatti era suocero di Caifa, che era sommo sacerdote quell'anno. Caifa era quello che aveva consigliato ai giudei: è conveniente che uno solo uomo muoia per il suo popolo. Intanto Simon Pietro seguiva Gesù insieme ad un altro discepolo. Questo discepolo era conosciuto dal sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote. Pietro invece si fermò fuori, vicino alla porta. Allora quell'altro discepolo, noto al sommo sacerdote, tornò fuori, parlò alla portinaia e fece entrare Pietro. E la giovane portinaia disse a Pietro: non sei anche tu uno dei discepoli di quest'uomo? Egli rispose: non lo sono. Intanto i servi e le guardie avevano acceso un fuoco, perché faceva freddo, e si scaldavano. Anche Pietro stava con loro e si scaldava. Il sommo sacerdote dunque interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio, dove tutti i giudei si riuniscono, e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro. Ecco, essi sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù, dicendo: così rispondi al sommo sacerdote? Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Intanto Simon Pietro stava lì a scaldarsi. Gli dissero: non sei anche tu uno dei suoi discepoli? Egli lo negò e disse: non lo sono. Ma uno dei servi del sommo sacerdote, parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio, disse: non ti ho forse visto con lui nel giardino? Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te lo avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo,
i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Gesù rispose: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dar testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui colpa alcuna. Vi è tra voi l'usanza che in occasione della Pasqua io rimetta uno in libertà per voi. Volete dunque che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: salve, re dei giudei! E gli davano schiaffi. Pilato uscì fuori di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna. Allora Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello di porpora. E Pilato disse loro: ecco l'uomo. Come lo videro, i capi dei sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo. Io in lui non trovo colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole, Pilato ebbe ancor più paura. Entrò di nuovo nel pretorio e disse a Gesù: di dove sei tu? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli? Non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Gli rispose Gesù: tu non avresti alcun potere su di me se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato a te ha un peccato più grande. Da quel momento Pilato cercava di metterlo in libertà, ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque si fa re si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette in tribunale, nel luogo chiamato Litostroto, in ebraico Gabbatà. Era la parasceve della Pasqua, verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via, via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i capi dei sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose anche l'iscrizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove Gesù fu crocifisso era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. I capi dei sacerdoti dei giudei dissero allora a Pilato: non scrivere il re dei giudei, ma
costui ha detto: io sono il re dei giudei. Rispose Pilato: quel che ho scritto, ho scritto. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti, ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ma quella tunica era senza cuciture, tessuta tutta d'un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si compiva la scrittura che dice: si sono divisi tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. E i soldati fecero così. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima ad una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: è compiuto. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Era il giorno della parasceve, e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato, era infatti un giorno solenne quel sabato, chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme a Gesù. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza, e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo condusse, lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò circa 30 chili di una mistura di mirra e di aloe. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con teli
insieme ad aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là, dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. E ora, dopo il Vangelo, ascoltiamo l'omelia del presidente di questa celebrazione della Passione del Signore, Fra Maurizio Placentino, ministro provinciale dei Frati Minori Cappuccini. Carissimi fratelli qui riuniti, carissimi fratelli e sorelle che ci seguite e siete uniti a noi attraverso Padre Pio TV, la Quaresima che abbiamo vissuto e la Settimana Santa che stiamo vivendo hanno assunto toni che mai avremmo potuto prevedere. Queste tinte fosche si protrarranno anche nel tempo pasquale. Quest'anno sembra che il colore liturgico violaceo non lascerà facilmente il posto alla luminosità dei paramenti pasquali che indosseremo per celebrare la risurrezione di Cristo, anche senza la presenza fisica dei fedeli. Eppure, nell'intimo del nostro cuore siamo chiamati a questo passaggio. Sentiamo necessario, possibile, nonostante tutto, questo passaggio alla luce pasquale. La Pasqua, in fondo, è proprio questo, un passaggio, un andare oltre, un incamminarsi verso il futuro diverso, un futuro decisamente migliore del presente. Per il popolo di Israele la Pasqua è il ricordo, il memoriale del passaggio dalla schiavitù alla libertà, dall'essere non popolo al diventare popolo di Dio. Nell'esperienza cristiana la Pasqua si compie nella sua pienezza attraverso il sacrificio di Cristo. Egli, agnello senza macchia, viene immolato. Il suo sangue è salvezza, purificazione, redenzione. Un agnello segna la Pasqua dell'antico popolo dell'Alleanza. Gesù, con il suo sacrificio sulla croce, segna la nuova Pasqua. Oggi ricordiamo e riviviamo questo sacrificio, il momento in cui Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato. Il racconto della Passione nel Vangelo secondo Giovanni, che abbiamo appena ascoltato, fa coincidere il momento in cui Gesù viene crocifisso e muore sulla croce con il momento in cui nel Tempio di Gerusalemme si immolavano gli agnelli per la Pasqua dei Giudei. In questo modo le due Pasque si intersecano, si illuminano a vicenda. In ambedue gli eventi, nella Pasqua del popolo di Israele e nella Pasqua inaugurata da Cristo, il passaggio, la liberazione, avvengono attraverso il sangue dell'agnello posto sulle case degli ebrei in Egitto al tempo di Mosè, il sangue di Cristo per noi oggi. Ambedue i segni, mentre donano la libertà e la salvezza, aprono un cammino, un percorso. Per Israele il cammino nel deserto, dove affrontare fatiche e prove, e in mezzo a queste riconoscere la potenza di Dio, ricordarsi del Dio che lo ha liberato e che vuole condurlo in una terra nuova. Per i cristiani il cammino della sequela, nella libertà e nell'amore, condivisione di quella strada che passando per il Calvario arriva al giardino della resurrezione. Questi due percorsi però, quello del popolo di Israele e quello del popolo cristiano, si compiono in un modo diverso. Nel primo caso, Dio ha dovuto vincere con la potenza del suo braccio il cuore ostinato del Faraone perché permettesse al popolo eletto di uscire dall'Egitto e raggiungere la terra promessa. Anche il secondo cammino è preceduto da un confronto con la durezza del cuore dell'uomo, che questa volta però arriva al suo estremo. Arriva a uccidere il Figlio di Dio,
a non riconoscere in Gesù il Dio che si è fatto prossimo al suo popolo. Ma proprio questo evento, paradossalmente, segna l'inizio della salvezza per tutti gli uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. In Gesù, il Dio che aveva costretto, mandando le piaghe, l'oppressore egiziano a lasciare andare il suo popolo, ora non manda più piaghe contro qualcuno, ma prende su di sé le piaghe di tutti. Perché avviene questo? Qual è il senso di tutto questo? Quello che avviene sulla croce non è altro che l'estrema conseguenza della storia iniziata nel giardino dell'Eden. Il Dio creatore, il Dio che ha fatto tutto buono e bello, viene presentato dal serpente come colui che impedisce, che ostacola, che mette divieti, che è geloso della sua condizione divina. Il nemico mette in discussione la bontà di Dio. Il morso del serpente avvelena la fiducia nell'amore del Padre. E così il Dio che va in cerca dell'uomo comincia a diventare il Dio da cui guardarsi, da cui nascondersi. L'uomo, cadendo nella trappola dell'ingannatore, si autoferisce nella sua relazione più importante, la relazione con Dio, e si ritrova nudo, si ritrova solo. Eppure, all'uomo che si condanna a una tale condizione, Dio continua a tendere la mano per aiutarlo a fidarsi nuovamente del suo Creatore. Il Padre misericordioso, continuamente, lungo la storia, tornerà ad andare incontro al suo popolo per richiamarlo all'originaria relazione profonda, per indicargli la via del ritorno, la via della liberazione. Di fronte alla fatica dell'uomo a compiere un'inversione del suo percorso, Dio sceglierà di farsi prossimo. In Gesù, tale processo, questo processo di avvicinamento, supera ogni distanza. I Vangeli ci raccontano proprio l'estrema conseguenza del farsi prossimo di Dio. In questo periodo che stiamo vivendo, così particolare, così strano, come i lebbrosi dei tempi passati, stiamo scoprendo anche noi l'importanza della distanza che ci protegge. Il Signore Gesù, nel suo incontrare i lebbrosi, ribalta quella distanza necessaria che da precauzione era diventata emarginazione, condanna, abbandono, povertà. Gesù supera quella distanza prudenziale e si fa prossimo. Il Dio che il serpente aveva presentato agli occhi dell'uomo e della donna come geloso della sua condizione divina, si fa contagiare. Dio si avvicina, tocca l'umanità ferita, emarginata, povera. Dio è tutt'altro che geloso della sua divinità. Si contamina con i nostri limiti, con la nostra fragilità, con il nostro peccato, e lo fa fino alla morte. Oggi, davanti al Signore crocifisso e morto per noi, siamo chiamati a contemplare le sue piaghe che ci guariscono. Proprio mentre siamo tenuti a rispettare la distanza che può salvare noi e gli altri dal contagio, siamo anche chiamati a riempire il vuoto della distanza, come tanti stanno facendo. Siamo chiamati a rendere quello spazio non luogo di distacco, ma luogo in cui si esprime in pieno la nostra umanità. In effetti, in questi giorni, dove abbiamo potuto vedere l'umanità vera, l'umanità che si deve ammirare? L'abbiamo vista nel personale sanitario, nel personale parasanitario, nei sacerdoti, nei religiosi, in tutti quegli operatori che in quello spazio di distanza hanno messo la loro vita per tendere la mano, per curare, per accompagnare. Tanti, letteralmente, hanno preso su di sé le piaghe del prossimo per guarirlo. Per sconfiggere il male che aggredisce il suo corpo e per dissolvere
quello che imprigiona l'anima, l'uomo, e così fa anche Dio, ha bisogno di farsi prossimo. Questo è avvenuto sulla croce di Cristo. Gesù, per curarci, tocca le nostre ferite, tocca la nostra umanità, ne rimane contagiato, ne subisce le conseguenze, attraversa la morte, ma questa morte la trasforma una volta per tutte. Oggi, alla luce di quello che stiamo vivendo, comprendiamo bene l'espressione che ci descrive il sacrificio di Cristo. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. L'amore vero porta a contagiarsi. Per sanare e per salvare serve essere disposti a portare lo stesso peso. Quelle ferite, le ferite di Cristo, guariranno Pietro dal suo tradimento, cureranno i discepoli dalla loro paura e dalla loro delusione. Quelle piaghe rimedieranno alla pesca inefficace della Chiesa, la laveranno dai suoi peccati. Quelle piaghe salveranno il mondo dalla sua fame di amore. Allora oggi, come non vedere Dio che si prende cura nel personale sanitario, nei cappellani, in tutti coloro che si fanno prossimi agli ammalati? Come non vedere Cristo crocifisso in coloro che nel donarsi ai fratelli sofferenti sono stati trafitti dagli stessi patimenti e in alcuni casi sono giunti al sacrificio estremo? Anche oggi il risorto si mostra al mondo come fece con i suoi discepoli, come ha fatto nella carne di San Pio da Pietrelcina, rivelandosi nella pienezza del suo amore in quanti stanno condividendo la sua passione. Dinanzi a questa testimonianza d'amore, non dobbiamo fermarci solo all'ammirazione o al pensiero di gratitudine. Di fronte agli esempi, agli eroi della carità, siamo chiamati anche noi alla perfezione della vita cristiana. E la vita cristiana è perfetta se passa per la via del Calvario. Ce lo ha detto Gesù: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ma poi, orientando il nostro sguardo verso la risurrezione, verso la vita eterna, Gesù ha aggiunto: chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Alla vita di Gesù, alla sua potenza, alla sua misericordia, vogliamo attingere oggi forza, fiducia, coraggio. Vogliamo attingere la capacità di essere anche noi capaci di dare la vita, di prendere le piaghe del mondo su di noi per portare salvezza al mondo. E ora, dopo un momento di riflessione personale nel silenzio, daremo spazio alla preghiera universale. Segnalo che l'ultima di queste preghiere, quella per i tribolati, è stata riscritta adattandola all'attuale situazione e all'attuale necessità che l'umanità sta vivendo dal nostro arcivescovo Padre Franco Moscone, che guida la arcidiocesi di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Così anche noi potremo pregare per i tribolati che nel mondo stanno patendo la pandemia e le sue conseguenze, soprattutto per quanti stanno vivendo questo momento nella sua acuzie di sofferenza. Per la Santa Chiesa. Preghiamo, fratelli carissimi, per la Santa Chiesa di Dio. Il Signore le conceda unità e pace, la protegga su tutta la terra e doni a noi in una vita serena e tranquilla di render gloria a Dio Padre Onnipotente. Kyrie. D.
Dio onnipotente ed eterno, che hai rivelato in Cristo la tua gloria a tutte le genti, custodisci l'opera della tua misericordia, perché la tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, perseveri con saldezza di fede nella confessione del tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Il Signore Dio nostro, che lo ha scelto nell'ordine episcopale, gli conceda vita e salute e lo conservi alla sua Santa Chiesa come guida e pastore del popolo santo di Dio. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente ed eterno, sapienza che regge l'universo, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per il nostro Vescovo Padre Franco, per tutti i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, per tutti coloro che svolgono un ministero nella Chiesa e per tutto il popolo di Dio. Kyrie eleison. Kyrie Dio onnipotente ed eterno, che con il tuo Spirito guidi e santifichi tutto il corpo della Chiesa, accogli le preghiere che ti rivolgiamo, perché secondo il dono della tua grazia tutti i membri della comunità, nel loro ordine e grado, ti possano fedelmente servire. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per i nostri catecumeni. Il Signore Dio nostro illumini i loro cuori e apra loro la porta della sua misericordia, perché mediante l'acqua del battesimo ricevano il perdono di tutti i peccati e siano incorporati in Cristo Gesù, nostro Signore. Kyrie eleison. Kyrie. Dio onnipotente ed eterno, che rendi la tua Chiesa sempre feconda di nuovi figli, aumenta nei catecumeni l'intelligenza della fede, perché nati a vita nuova nel fonte battesimale siano accolti fra i tuoi figli di adozione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per tutti i fratelli che credono in Cristo. Il Signore Dio nostro conceda loro di vivere la verità che professano e li raduni e li custodisca nell'unica sua Chiesa. Kyrie eleison. Kyrie Dio onnipotente ed eterno, che riunisci i dispersi e li custodisci nell'unità, guarda benigno al gregge del tuo Figlio, perché coloro che sono stati consacrati da un solo battesimo formino una sola famiglia nel vincolo dell'amore e della vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per gli ebrei, il Signore Dio nostro, che li scelse primi fra tutti gli uomini ad accogliere la sua parola
li aiuti a progredire sempre nell'amore del suo nome e nella fedeltà alla sua alleanza. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente ed eterno, che hai fatto le tue promesse ad Abramo e alla sua discendenza, ascolta la preghiera della tua Chiesa, perché il popolo primogenito della tua alleanza possa giungere alla pienezza della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Cristo, perché illuminati dallo Spirito Santo possano entrare anch'essi nella via della salvezza. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente ed eterno, fa che gli uomini che non conoscono il Cristo possano conoscere la verità, camminando alla tua presenza in sincerità di cuore. E a noi, tuoi fedeli, concedi di entrare profondamente nel tuo mistero di salvezza e di viverlo con una carità sempre più grande tra noi, per dare al mondo una testimonianza credibile del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiamo per coloro che non credono in Dio, perché vivendo con bontà e rettitudine di cuore giungano alla conoscenza del Dio vero. Kyrie eleison. Kyrie Dio, onnipotente ed eterno, tu hai messo nel cuore degli uomini una così profonda nostalgia di te che solo quando ti trovano hanno pace. Fa che al di là di ogni ostacolo tutti riconoscano i segni della tua bontà e, stimolati dalla testimonianza della nostra vita, abbiano la gioia di credere in te, unico vero Dio e Padre di tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per coloro che sono chiamati a governare la comunità civile, perché il Signore Dio nostro illumini la loro mente e il loro cuore a cercare il bene comune, nella vera libertà e nella vera pace. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti di ogni popolo. Assisti con la tua sapienza coloro che ci governano, perché con il tuo aiuto promuovano su tutta la terra una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio Padre onnipotente, perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente, allontani la pandemia, scacci la fame, doni la pace, estingua l'odio e la violenza, conceda salute agli ammalati, forza e sostegno agli operatori sanitari, speranza e conforto alle famiglie, salvezza eterna a coloro che sono morti. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Dio onnipotente ed eterno, conforto di chi è nel dolore, sostegno dei tribolati, ascolta il grido dell'umanità sofferente, salvaci dalle angustie presenti e donaci di sentirci uniti a Cristo, medico dei corpi e delle anime, per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti. Per Cristo nostro Signore. Amen. La preghiera universale ha fatto da ponte ideale fra la prima parte della celebrazione, la liturgia della parola, e la seconda che stiamo per vivere, l'adorazione della Santa Croce. Un'adorazione che proprio per il periodo che stiamo attraversando e per rispetto alle forme prudenziali avverrà soltanto per il Presidente con la genuflessione e il bacio della croce. Tutti gli altri adoreranno Cristo crocifisso e la croce attraverso una semplice genuflessione per poi tornare al posto. Ecco il legno della croce, dal quale fu appeso il Signore, Salvatore del mondo.
vedete come tutti i frati che compongono la fraternità di San Giovanni Rotondo, uno alla volta, si stanno genuflettendo dinanzi al crocifisso. Alcuni, coloro che hanno animato la celebrazione della Passione del Signore, indossano il camice e la stola, altri soltanto l'abito di San Francesco. Il loro gesto è quello che vorrebbe esprimere di più di quanto le condizioni permettono di fare, però è significativo il fatto che dinanzi a lui si pongano in una posizione non solo di riverenza ma anche di riconoscenza, comprendendo il grande sacrificio che lui ha fatto per ogni uomo. Lo ha detto anche il ministro provinciale nell'omelia. Quella di Cristo che ci ha consegnato attraverso le sue piaghe è una lezione di perfezione della vita cristiana, è una lezione di perfezione dell'amore che necessariamente deve passare per la via della sofferenza, per la via del Calvario, per la via della croce, per la via della morte. Non c'è amore più grande di colui che dà la vita per gli altri, ci ha spiegato Gesù, così come ci ha detto e ci è stato ricordato da Fra Maurizio nell'omelia, che chi vuole essere un vero cristiano, chi vuol davvero seguire Cristo, non deve far altro che prendere la sua croce e seguirlo. Non c'è altra strada, perché il vero amore è un amore crocifisso. E questo gesto, la genuflessione, altro non rappresenta che una accettazione della logica della croce, della logica dell'amore, che in questo Venerdì Santo, che in questa celebrazione della Passione del Signore, diventa il fulcro della nostra riflessione, diventa l'indicazione per il cammino futuro che dobbiamo compiere, questo cammino di conversione, questo passaggio che ci è stato ricordato da Fra Maurizio, che deve portarci ad una sorta di inversione ad U, per usare una metafora stradale, deve portarci alla conversione del nostro percorso, alla conversione della nostra vita. Dobbiamo passare da una vita orientata verso l'egoismo, ripiegata su noi stessi, ad una vita orientata verso il prossimo e verso Dio. Ecco dunque il significato della celebrazione che stiamo vivendo. E se quella genuflessione che abbiamo visto fuori ai frati e che idealmente ciascuno di noi avrà fatto dinanzi al televisore seguendo questa celebrazione, non viene compiuta nel nostro intimo, nel nostro interno, nel nostro animo, nel nostro cuore con convinzione, se quella genuflessione non diventa cambiamento di vita, allora quella di questo pomeriggio sarà stata soltanto una bella celebrazione che avrà toccato solo in superficie i nostri sentimenti, ma che non avrà prodotto quello che Gesù vuole da ciascuno di noi: chiamarci a sé nella vita dell'amore, che è la vita eterna. E ora è stato portato sull'altare Gesù, è stata portata la pisside contenente le ostie consacrate, perché siamo ormai giunti alla terza parte di questa liturgia, al momento in cui verrà distribuita senza la consacrazione, lo ripetiamo ancora perché siamo nel giorno del digiuno eucaristico, nel senso che non si consacra, verrà distribuita la Santa Comunione ai presenti, cioè ai frati della fraternità e a quanti hanno con loro animato questa liturgia, che rigorosamente, per rispetto alle norme prudenziali, è avvenuta a porte chiuse, sta avvenendo a porte chiuse, senza la presenza dei fedeli.
del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Ora si accostano alla mensa eucaristica tutti i concelebranti e tutti coloro che hanno animato questa liturgia della Passione del Signore. Per noi fedeli a cui questa possibilità non è concessa, c'è l'invito a una comunione spirituale con le parole di questa preghiera. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Con queste parole possiamo almeno avere una presenza spirituale di Gesù nel nostro cuore, con la speranza che presto, come abbiamo chiesto al Signore attraverso la preghiera universale, questa pandemia possa terminare e insieme alle sofferenze fisiche una nuova era possa permetterci di tornare nuovamente ad accostarci alla mensa eucaristica. Possa essere cancellato dunque insieme a queste sofferenze fisiche anche la sofferenza di essere lontani da Gesù, la sofferenza di essere privati della sua presenza viva e vera nella Sacra Eucaristia e quindi dentro di noi. Riuniti tutti insieme, Cristo amore.
esultanti nel Signore. Temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Resta sempre nella notte ed all'ombra della morte non risorge, ma se noi camminiamo nell'amore, noi saremo veri figli. Santo, perché doni ai nostri giorni la sua pace. Ogni popolo dimentichi i rancori ed il mondo si rinnovi nella preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai rinnovato il mondo con la gloriosa morte e risurrezione del tuo Cristo, conserva in noi l'opera della tua misericordia, perché la partecipazione a questo grande mistero ci consacri per sempre al tuo servizio, per Cristo nostro Signore. Scenda, o Padre, la tua benedizione su questo popolo che ha commemorato la morte del tuo Figlio nella speranza di risorgere con Lui. Venga il perdono e la consolazione, si accresca la fede, si rafforzi la certezza nella redenzione eterna. E con questo silenzio, dopo l'Amen, silenzio che ha caratterizzato in maniera particolare questa celebrazione della Passione del Signore, silenzio che è spazio per ascoltare la voce di Dio nel nostro cuore, termina questo momento liturgico in cui abbiamo contemplato Cristo crocifisso per noi. Crocifisso a causa del nostro peccato, crocifisso per salvarci dal peccato, per liberarci dalla schiavitù verso Satana e per condurci verso la vera vita. Questa sera vivremo un nuovo momento di riflessione sulla passione e morte di Cristo attraverso la Via Crucis alle ore 21 in comunione con la Chiesa Universale, in diretta dalla Basilica di San Pietro in Vaticano, Via Crucis che sarà presieduta da Papa Francesco sul nostro canale 145 del Digitale Terrestre. A più tardi.
mio Dio e mio tutto. Oggi, ai piedi della croce, mi riscopro bisognoso di te e di questo gesto estremo che tu hai compiuto per me. Nella mia voce e nelle mie parole raccolgo il grido di quanti si affidano a te in quest'ora di prova terribile. Le nostre forze potrebbero venir meno, i nostri piedi rallentare il passo, il nostro cuore cadere nell'angoscia e nella desolazione. La paura potrebbe assalirci. Ti prego, Signore, non ci abbandonare, non lasciare che questo accada. Guarda la nostra debolezza e salvaci da questa tremenda pandemia. Infondici vigore e speranza. Tu puoi farlo, tu sì che puoi farlo. Nel tuo cuore trafitto nascondo quanti si stanno prendendo cura dell'umanità, perché tu li custodisca e li protegga nel tuo amore e nella tua sapienza. Benedici e illumina i tanti medici, i ricercatori, gli infermieri e tutto il personale sanitario, esposti in prima linea per debellare questo male. Assisti con la tua grazia i nostri governanti, caricati di così gravi responsabilità per il bene della collettività. Sorreggi le forze dell'ordine pubblico e coloro che stanno facendo costante e corretta informazione, giornalisti, operatori delle radio e delle TV. Sostieni tutti i volontari della protezione civile e quanti stanno continuando il loro lavoro perché nulla manchi per la nostra sopravvivenza. Ancor di più, mio Dio, accogli e custodisci nelle tue piaghe, dove trovano rifugio, conforto e guarigione i tuoi prediletti, quanti sono stati contagiati e stanno affrontando il calvario della malattia, in particolare gli agonizzanti. Accogli anche noi, che abbiamo tanto bisogno di sentirci guariti nell'anima e nel corpo. Ma soprattutto, accogli nella tua misericordia infinita chi non ce l'ha fatta e ha dovuto rinunciare persino all'ultimo abbraccio dei suoi cari. Consola quanti in questo momento piangono la perdita di un caro congiunto e asciuga le loro lacrime. Questo è il mio grido, Signore. È il grido di chi sa di essere povero, di chi confida e spera in te. Ascolta questa supplica. Tu puoi, mio Dio e mio tutto.